Questo programma è offerto da Maribo Sima, azienda con 40 anni di esperienza specializzata nella manutenzione e riparazione di ascensori di qualsiasi marca. Maribo Sima è in via Triunvirato 15/2 a Bologna. Buongiorno e ben ritrovati con l'appuntamento quotidiano dell'informazione qui Bologna.tv. Andiamo a vedere le informazioni di oggi, giovedì 18 luglio, che riguardano la nostra città e la nostra provincia. Protesta della vicepresidente del Consiglio Comunale Francesca Scarano della Lega Nord, che lamenta il furto della propria bicicletta per la sesta volta. Una moda che sta prendendo sempre più piede a Bologna e che, grazie anche alla burocrazia e ipocrisia di chi dovrebbe intervenire con più dinamicità, evitando che i soliti furbi la passano sempre liscia, insomma, continua imperterrita a coinvolgere i cittadini. Una più snella procedura nelle denunce, una severità un po' più severa, gioco di parole, nei confronti di chi si appropria di beni altrui, sarebbero due buone condizioni da cui ripartire. Un investimento di circa 25 milioni di euro per i prossimi 3 anni, e questo è il programma di Enel Sole, approvato dal Comune di Bologna, per una gestione di 9 anni e che prevede una prima fase con la sostituzione di lampade e lampadine per la riqualificazione energetica. Stiamo parlando di circa 45.000 punti luce e circa 5.000 semafori. I primi interventi saranno effettuati via Caracci, nei pressi della nuova stazione dedicata all'alta velocità. Nuova rapina questa volta in via Tibaldi nei confronti di una gioielleria. Una donna probabilmente dell'est europeo, fingendosi cliente, ha cominciato a nascondere materiali. Una volta scoperta ha aggredito la titolare ed è fuggita. Contusioni per il negoziante, mentre la ladra, con probabilmente un aiuto esterno, è riuscita a far perdere le proprie tracce. Investito in tangenziale da un'auto in transito, un uomo di 50 anni di origine marocchina, sceso dalla propria auto per un guasto. Il fatto è avvenuto in prossimità dell'uscita 5 della tangenziale in direzione Casalecchio. Il conducente della vettura investitrice ha portato immediatamente i primi soccorsi. Andiamo agli appuntamenti di questa sera: il giardino al cubo di via Stalingrado, in piazza del Mello, nel giardino sopraelevato Pensi ed Unipol, per lo spettacolo di un ensemble femminile, il Gershwin Quintet, formato da musiciste diplomate già conosciute a livello internazionale. Finale invece della rassegna Classica a Castellaiano alle ore 21 nell'ambito del 5° Festival Internazionale della Chitarra Classica. La sala polivalente del comune appenninico ospiterà il concorso di esecuzione. È tutto per l'appuntamento delle ore 13, vi rimando invece ora a quello delle ore 19 e vi auguro una buona giornata. Questo programma è stato offerto da Maribo Sima, azienda con 40 anni di esperienza specializzata nella manutenzione e riparazione di ascensori di qualsiasi marca. Maribo Sima è in via Triunvirato 15/2 a Bologna.